e poi vi spiego che cosa avremmo in mente di fare. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Io appunto intervengo per primo perché ho un altro appuntamento purtroppo che devo lasciare fra non molto. Quindi io ho messo giù due righe che adesso ve le leggo. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa particolare importante iniziativa. Sì, grazie. Zandeghi Azadi, Donne, Vita e Libertà. Voglio ringraziare le consigliere Silvia Reghini, Rina Drigo e Maria Teresa Rette per aver attivato anche a Portoguaro il flash mob che ormai sta interessando tutta Italia. Un flash mob a sostegno delle donne iraniane da giorni in protesta contro il regime dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane iraniana arrestata dalla polizia morale a Teheran perché non indossava correttamente il velo islamico. Forse è solo una manifestazione di solidarietà e qualcuno potrebbe obiettare che sono cose che non ci riguardano, ma non è così. La libertà, i diritti e la dignità sono valori che appartengono a tutti noi e che dobbiamo difendere con qualsiasi mezzo a nostra disposizione. Se non possiamo essere al fianco di queste donne coraggiose che in Iran stanno manifestando a rischio della stessa vita, almeno giunga loro la nostra vicinanza e il nostro sostegno morale. Ci auguriamo che tutti i flash mob che si stanno attivando in Italia e nel mondo possano essere un segnale forte, o meglio un monito nei confronti di quei regimi che si rendono colpevoli di reati così gravi nei confronti dei propri cittadini e delle donne in particolare. Ci auguriamo che sentano su di loro il peso e la responsabilità del loro agire ignobile. Ancora un grazie a tutti voi per essere qui e per la sensibilità che dimostrate. Grazie. Bene, grazie all'assessore Rabuschi. So che ho visto prima c'era anche l'assessora Fagotto presente, eccola lì. Beh, l'assessore ha già detto tutto quello che c'era da dire. Cosa vogliamo fare oggi? Se non avrete visto per televisione, su internet, molti video di queste coraggiosissime donne, sono delle leonesse, che hanno fatto partire questa rivoluzione in Iran, che sta avendo una grande mobilitazione, molto più importante di quella che c'è stata nel 1979 e assolutamente molto più importante di quella che c'è stata nel 2009 e del 2019. Questo perché? Perché è partita non dalla capitale, non dalle grandi città, ma dai piccoli paesi e si sta allargando in tutto il paese. Purtroppo le notizie sono sempre poche e non molto precise, ma sappiamo che ad oggi sono oltre 180 i morti uccisi dal regime iraniano perché stanno manifestando contro questo regime. Ed è una rivoluzione trasversale che non è solo sostenuta dalla borghesia, ma è sostenuta anche dai ceti più popolari, perché non sono più in grado di sostenere appunto la pesantezza di questo regime e la possibilità di non essere liberi di esprimersi e di vivere in libertà e in serenità. Mahsa Amini aveva 22 anni, è stata crudelmente uccisa per aver indossato male il velo islamico, ma è un simbolo, è il simbolo del fatto che appunto in molti paesi, non solo in Iran ma anche in Afghanistan e molti altri, le donne non vengono considerate come persone ma vengono costantemente umiliate,
e fortunatamente queste donne stanno dimostrando appunto di essere delle leonesse e di voler uscire da quello stato in cui si ritrovano. E credo che sia assolutamente importante che da tutti i paesi del mondo arrivi un messaggio chiaro. Il messaggio è che i diritti umani, i diritti civili, i diritti sociali devono essere sempre, sempre, sempre tutelati e non devono essere mai dati per scontato. Per cui è molto bello vedere oggi tanta gente in piazza. Quello che vogliamo fare è adesso far partire un canto di una appunto cantante iraniana che canta Bella Ciao in persiano. Ci mettiamo il velo per chi ce l'ha e lo toglieremo urlando tutti quanti insieme: donne, vita e libertà, perché questo è lo slogan che loro stanno utilizzando ed è questo il messaggio che vogliamo dare a tutto il mondo e in particolare a queste donne che stanno lottando e che stanno mettendo a repentaglio la loro vita. Alla fine di questa semplicissima cosa, per chi vorrà, raccoglieremo delle ciocche di capelli che manderemo all'ambasciata iraniana in segno di protesta per insomma dire che anche Portogruaro sta dalla parte di quelle donne che stanno protestando e che stanno difendendo con le unghie e con i denti la loro libertà, la loro dignità e i loro diritti. Grazie. La tecnologia non ci supporta, va bene, non importa. Io direi al mio tre allora, lo slogan che vi ho appena detto, per chi ha il velo se lo può togliere e lo può far girare in aria come fanno esattamente le donne iraniane. Uno, due, tre. Donne, vita e libertà! Grazie mille a tutte. Per chi vuole adesso, qui abbiamo spaghetto e forbici per lasciare una ciocca di capelli da mandare in ambasciata iraniana. Grazie. Nel frattempo io, visto e considerato che abbiamo il piacere di avere la consigliera regionale Francesca Zottis qui con noi, le chiedo un breve saluto e due parole. Io ringrazio le tre consigliere per aver organizzato questo momento, perché prima di tutto ritengo che sia un dovere morale, trasversale, politico e civico, riuscire a creare dei momenti di aggregazione e i simboli che si creano attraverso il flash mob, attraverso il taglio dei capelli, quindi spero che su una piccola ciocca ce la taglieremo tutte, sono più forti di tante parole e noi abbiamo bisogno di questi simboli di unità da trasmettere a tutti quei paesi in cui c'è chi ancora soffre per la dignità, per la libertà personale, per quelli che ad oggi non per noi sono diritti. E allora ragione, chiudo la consigliera Drigo a dire attenzione, dobbiamo sempre di più stare uniti e dimostrare coesione su questi temi, perché i diritti oggi ci sono e domani possono non esserci e solo l'unità può portarci e in qualche modo quella che veniva detta anche la fraternità può portarci comunque a sconfiggere quelli che sono comunque sempre quei tentativi a livello internazionale in alcuni paesi molto forti di far soccombere la gente sotto le mani di pochi.
questo noi non possiamo accettarlo, e quindi un grazie e un gridare libertà e il taglio dei capelli e il simbolo e anche il provare a comprendere, quindi creare altri momenti di comprensione. Ci sono insomma le donne di Snog di San Donà che ringrazio, perché sono comunque so che si stanno interessando a creare dei momenti proprio di comprensione di quello che succede, comprendere, conoscere, quindi è bello vedere dei ragazzi giovani con i propri insegnanti, e serve assolutamente per evitare di comunque soccombere e di non capire il perché succedono alcune cose e il come noi dobbiamo farci attori e artefici della libertà e della dignità e non attori e artefici di mettere gli altri sotto di noi. Questa è una cosa che non deve succedere mai. Qui sono donne, quindi a me fa solo che piacere, e se le rivoluzioni, mi scuso con gli uomini, ma spesso sono partite dalle donne. Quindi un grazie e un abbraccio fraterno a tutti. Grazie.